Grande calcio che fa tappa oggi a Vejaneda per questa sfida all'Estadio Presidente Perón. Pierluigi Pardo e Lele Dani nuovamente con voi per raccontarvi le emozioni di questa sfida. Non cambiate canale. Gara da seguire tra Argentina e Messico. Ben detto Pierre, benvenuti anche da parte mia. Mettetevi comodi, preparatevi, perché quella di oggi sembra una partita che regalerà più di un brivido. Questa è la formazione titolare con cui comincia l'Argentina. Martinez tra i pali, Leo Messi insieme a Di Maria lungo l'out di centrocampo. Tutto il peso dell'attacco sulle spalle di Lautaro Martinez, unica punta. L'Estadio Presidente Perón, intitolato alla memoria del presidente dell'Argentina dal 46 al 55, fa da cornice al match di oggi. È un colpo d'occhio splendido, i 50.000 posti andati tutti esauriti. A giudicare dal rumore sembrano il doppio però, Lele. Il cilindro di Avellaneda è un impianto di lunga tradizione. Ha ospitato diversi match importanti nella sua storia, comprese le gare dei giochi panamericani del 51 e la finale di Copa Libertadores del 67 tra Racing e Nacional. Ma curiosamente mai una partita della selezione. Messico che scende in campo dunque con questi 11. 4-3-3 il loro modulo di partenza, con una punta d'area di rigore, due attaccanti larghi che dovranno provare gli uno contro uno. Occhio alla loro velocità. E questo è un assetto che potrebbe creare più di qualche grattacapo alla difesa avversaria, Pier. Dovranno sempre tenere d'occhio i tre davanti e raddoppiare l'occorrenza alla marcatura. Con questa palla e punta alla porta. Ochoa risponde alla grande. Di Maria. Poteva andare in porta, rischia il giallo qui, vediamo cosa decide. Arbitro costretto già a intervenire, primo giallo del match. Non vuole lasciarsi sfuggire di mano la partita. Speriamo che siano i giocatori poi ad adeguarsi e che il clima in campo non si surriscaldi troppo. Il gol di Messi, ancora una volta, su punizione. Il replay ci permette di vedere la punizione da cui è nato il gol. Conclusione a scendere con i tempi giusti e la palla sotto la traversa. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Prova a sorprendere la difesa con un lancio profondo. Bravo qui a smarcarsi. Buon tentativo, ha esagerato leggermente con la mira, palla fuori di poco. A sua parziale discolpa va detto che era pressato e questo lo ha costretto ad affrettare la conclusione.
lo vede. Gran tiro, miracolo del portiere. Occhio al cross in mezzo. Deviazione di testa che è terminata al lato di poco. Difficile dire se potesse fare meglio. Certo che è andato tanto così dal gol. Aveva concesso il vantaggio, ma poi l'arbitro giustamente ha fischiato. Lautaro, Messi, Lautaro Martinez, prova la botta, sicuro qui il portiere, palla in out, sarà dunque calcio d'angolo. Splendida la conclusione dalla distanza, splendida la risposta del portiere. Tiro dalla bandierina corto. Ha interrotto un'azione pericolosa, può arrivare il cartellino. L'arbitro estrae il cartellino, giallo per l'autore di questo intervento irregolare. Decisione che mi trovo d'accordo, Pier. Direttore di gara che ferma giustamente il gioco. Questa è un'entrata nettamente fallosa, in scivolata. Occhio al cross in mezzo, la legge bene e allontana. Si fa saltare troppo facilmente. Contrasto riuscito, palla che rotola via. C'è la possibilità della ripartenza. Herrera. Lozano. La mette dentro e adesso è tutto in parità. Questo replay del gol, da apprezzare la coordinazione con cui ha impattato la palla. Non può far niente il portiere qui. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Palla profonda per Messi. Avanza ancora l'Argentina. Pallone che è uscito, sarà fallo laterale. Messi. De Paul. Paredes. Cerca la soluzione personale. Tentativo respinto. Ci sono metri per andare. Lozano. Provano a sfruttare bene il campo. Occasione per il vantaggio e c'è il gol, ha raccolto la respinta corta del portiere, l'ha messa dentro. Rivediamo il gol, poteva fare sicuramente meglio, e qui il portiere non sembrava nemmeno una conclusione irresistibile, Pier. La palla poi rimane lì e lui approfitta e la mette dentro. Il punteggio adesso è di 2-1.
Paredes. Occhio al possesso argentino. Riconquista il pallone la squadra avversaria. Alvarez. Jesús Corona. Lozano. Palla gol per Lozano. Respinge il portiere, il pallone resta lì. E il pallone va dentro nonostante la prima grande risposta del portiere. Possiamo rivedere le fasi finali dell'azione che ha portato il gol. Bravo l'attaccante ad avventarsi sulla respinta e a crederci, battendo il portiere provvidenziale peraltro sulla prima conclusione. Non poteva far di più per evitare il gol. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Messi, servito Lo Celso, si giocherà ancora per 3 minuti, offre palla agli avversari di Maria. Sanchez, viene avanti palla al piede, posizione buona per il cross, sicura qui l'uscita del portiere che blocca nonostante la pressione. Arbitro che manda le squadre negli spogliatoi, 3-1 dunque alla fine dei primi 45. Buona fin qui la sua prova, sicuramente fra i migliori in campo. Ha fatto diventare matta la difesa avversaria, battendo il portiere in più di un'occasione. Credo che si ricorderà a lungo di questo match. Di Maria. Arbitro costretto già a intervenire. Si riparte con l'Argentina che batte il calcio d'inizio di questa ripresa. Avanza qui l'Argentina. Miracolo del portiere! Tornano ad affacciarsi dalle parti dell'area avversaria dopo diversi minuti. Corner da sfruttare per dimezzare lo svantaggio. La gioca vicino. Lo Celso. Potevano dimezzare lo svantaggio qui. Non è andato molto lontano dal bersaglio, eh? Guardi i tifosi, erano già pronti a scattare in piedi. È un cambio importante questo per dare energie fisiche e psicologiche alla squadra che è sotto. Perde palla l'albiceleste. Herrera. Jesús Corona. Supera facilmente il difensore. Interviene e sventa il pericolo. Questo giro palla avversario sta facendo innervosire i tifosi. Vedono che la loro squadra non reagisce, sembra quasi assente. È una prova fin qui da dimenticare, che va al di là del risultato. Palla recuperata dagli avversari. Si va avanti per la norma del vantaggio. Palla in out, ci sarà la touche, la rimessa laterale. Attenzione, potrebbe anche arrivare un cartellino.
Azione punita con il cartellino giallo. L'arbitro ha semplicemente applicato regolamento. Intervento scomposto questo, chiaramente falloso. C'è la sostituzione fra i messicani. Lautaro Martinez mette in movimento Messi. Attenzione a Messi. Cross di Messi. Interviene ed evita guai. Recupera bene il pallone. Occhio al contropiede qui. Non va la ripartenza. Buono il recupero difensivo. Di Maria. La gioca profonda di Maria. Ha colpito il palo, ma c'era comunque la posizione irregolare. Proveranno con questo nuovo assetto a rimettersi in corsa in questa gara. Bravo, evita che il pallone esca. Angel Di Maria. Messi. E c'è il gol del meno uno, possono ancora crederci. E possiamo rivedere il gol. Difesa che poteva fare qualcosa di più per interrompere il lungo fraseggio avversario. Una conclusione potente che si è infilata alle spalle del portiere non poteva fare molto da quella distanza. Tre a due, partita molto spettacolare. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Capisce tutto e intercetta il passaggio. Era fallo, ma c'era norma del vantaggio. C'è spazio per l'Argentina. Occhio al cross nel mezzo. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Numero fantastico per lui. Ha fermato il giocatore che si era involato nell'uno contro uno. Ha reagito prontamente salvando porta e risultato. L'allenatore decide di cambiare qualcosa. Occhio al cross in mezzo, non riesce a spazzarla via. Occhio alla ripartenza. Palla che rotola via dopo un buon intervento. 5 minuti alla fine, avanti di un gol, tutto può ancora succedere. Finisce l'azione messicana. Attenzione a Dybala. Parata eccezionale questa. Match che si avvia verso la conclusione. Hanno buone chance per pareggiare con questo corner e devono sfruttarle. Cambio importante per controllare, gestire questo risultato. Crossa nel mezzo. Attenta qui la difesa.
Allenatore che decide di arretrare il baricentro della squadra, vuole far uscire gli avversari e sfruttare eventuali spazi per la ripartenza. Hanno il pallone che può valere la parità, attenzione! Ci sarà ancora calcio d'angolo. Occhio al tocco di Messi al centro. Non un granché qui l'intervento del difensore. Paredes. Rodriguez. L'arbitro fischia palla, attenzione perché è già ammonito. Secondo giallo per lui e dunque cartellino rosso. Non può entrare così. Doveva ricordarsi di essere già ammonito. Ha avuto un blackout che gli è costato caro. Ha rischiato un intervento in scivolata ed è andata male. Qui il fallo c'è tutto. Palla che è passata non di mo, l'arbitro dice che può bastare, giornata da dimenticare per la squadra di casa, sconfitta davanti al proprio pubblico. Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca, possono consolarsi con una prestazione, io direi positiva nel complesso, e la squadra meritava qualcosina di più, capita. Ora però non bisogna abbattersi e bisogna pensare già alla prossima. Serata da incorniciare per lui, tra i migliori in campo, può dormire veramente soddisfatto e orgoglioso perché ha fatto ampiamente il suo. C'è la sua firma su questa vittoria, Pier. Per lui una prestazione davvero notevole che va al di là della doppietta messa a segno. E i difensori se lo sogneranno anche stanotte, è stato un vero incubo per loro.